Ciao belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi ho appena finito di fare gli esercizi, ho detto andiamo a lavare questi capelli. L'ho tenuti qua su perché così non mi disturbano. Uso lo shampoo, questo qua, del Lidl, che costa veramente poco. E uso come balsamo streccante, uso questo per tutta la vita, costa 1,50 euro, ma mi aiuta tantissimo a pettinare i capelli sotto la doccia. Super economico, però sinceramente, sapendo che ho usato varie marche con vari prezzi, che si può provare e trovarli bene, bene male, però comunque sono abbastanza costose. Quindi ho trovato questa qua, che questi, in Italia c'è anche, non mi ricordo come si chiama la marca in Italia, ma veramente lascia i capelli favolosi, stricanti, riuscite a pettinarli tranquillamente, c'è foglie dappertutto nei capelli. E l'ultimo passaggio, quando i capelli già puliti, lavati, uso l'aceto di mela senza risciacquarlo, quindi lo applico all'ultimo passaggio sui capelli. Faccio queste cose e ci vediamo. Come vedete, adesso cominciamo con il nostro styling. C'è un po' di occhiaie questi giorni, non riesco a dormire tanto. Uso acqua di rose, cannella e chiodi di cannella e foglie di alloro per attirare l'energia positiva. Altro rituale. Allora, adesso andiamo i capelli a metà, in questo modo. Non ho neanche asciugato i capelli né niente, da sotto la doccia sono uscita. Sono andata, che avevo messo a bollire delle patate, le carote, perché voglio fare un hamburger vegetariano. Adesso vado a bloccare un po' di Lola Cosmetic. Quando mi finisce la Lola Cosmetic mi comprerò questa crema qua, anche se secondo me la devo mischiare un po' con la vaselina. Metto la vaselina davanti alla stufa, che così si scioglie un po'. Pettiniamo. Io c'ho qua il mio siero magico che avevo preparato l'altro giorno, ne metto un pochino perché la bocchettina è intasata e non riuscivo a liberare. Vi lascio qua sopra il link di questo siero. All'insù e girare e separo. E separo. Allora, io uso questa tecnica, la potete utilizzare con qualsiasi pettine, sia con il flexi brush, che è quello che sto usando adesso, che questi giorni mi è venuta la fissa, e invece potete usarli con il Denmol. Ovviamente mi è venuta la fissa perché devo andare a comprarmi un Denmol, perché il mio veramente non ha più denti, perché si è sfasciato tutto, ma ce l'ho comunque di almeno un paio d'anni e quindi ovvio che l'ho massacrato. O potete utilizzare il pettine marocchino, che a me piace proprio tanto. Quando ho fretta, tanta fretta, cosa faccio? Bagno i capelli, lavo i capelli sotto la doccia, perché a me non mi viene, se ho fretta non bagno i capelli col spruzzino, che poi dopo riesco a avere un riccio definito, non mi viene, a me non mi viene. L'ho provata una volta questa tecnica qua, ma non mi conviene più lavarmi i capelli, è più veloce pettinarli sotto la doccia e usare questa tecnica qua. Dunque, li pettino sotto la doccia col pettine marocchino, però usandolo proprio col bordo, e poi fare crunch e uscire. Invece questa tecnica che vi faccio vedere adesso, usando il flexi brush, è praticamente non dividere i capelli in maniera verticale, li usiamo in maniera orizzontale, prendere le ciocche come vedete in una maniera abbastanza
orizzontale, così non avrete la riga, quindi avete proprio, togliete il problema della riga, si dividono i capelli a metà, si dividono di lato, e li potete dare la forma che volete. Se ad esempio dopo 2 giorni volete cambiare la riga da destra a sinistra, lo potete tranquillamente fare. E questa cosa qua mi piace tantissimo, questa tecnica è la seconda volta che la utilizzo e mi sto trovando veramente 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 bene, perché comunque, come sapete, io vado a ballare e ci sono tante persone basse, e quando mi fanno girare mi toccano, mi strisciano il braccio sui capelli, a parte fa schifo, però rovina il riccio e mi si dividono a metà. Adesso questa cosa non mi succede più e sono veramente contenta. Spero che la provate, se la provate fatemelo sapere, se vi piacciono i miei video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, scusate, perché così sostenete il lavoro che faccio, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi dei commenti e dei consigli, delle dritte o dell'informazione. Adesso separo i capelli col pettine a denti larghe, perché la ultima volta che ho usato Novex, e questa crema che la prossima volta vado a comprarla e vi porto con me a Druni, mi ha fatto del riccio spettacolare, però il problema è che i boccoli erano grossi, quindi non ho avuto questa grande definizione e poi sembrano i capelli tagliati. Adesso vado a toccare i capelli, uso un po' di vaselina, ma tocco i capelli, li tocco dove sono asciutti, dove li vedo asciutti, li ripettino un'altra volta, perché tante volte o dimentico di idratare, o dimentico, non sento, non vedo, e poi non parlo troppo, e io li tocco così se li sento secchi, le do idratazioni, e li pettino. Uso sempre il pettine marocchino perché lo vedo più comodo e comunque mi dà un ottimo risultato, e continuo a toccare, perché ovviamente non vedo e non c'ho nessuno che mi dice, magari di qua, magari di là, e ci arrangiamo, già col tatto risolviamo il problema. Adesso un po' di rock and roll per separare le ciocche e niente. Una mollettina, prendo e li levo, basta, li esco, così le asciugo al naturale. Sono molto fini, speriamo che si separano, mi fanno un bel volume. Ci vediamo dopo. Ho asciugato i capelli, oh, mi è venuta una biocca assurda, ho dormito come un bambino. Come sentite dalla mia voce, ho fatto un trucco di 15 minuti e adesso vi faccio il video, porto cari fuori e scappo al lavoro. Comunque, questa qua è la mia testa in questo momento. Dobbiamo dargli un po' di tocco di volume, ma prima metto un pochettino di aloe, che altro la radice dà un po' di morbidezza. Ok, adesso andiamo a separarle, vi ricordate così? Bene. Il pettine africano veramente vi aiuta a avere del volume pazzesco. Io lo uso tutti i giorni perché uso la cuffia tutti i giorni, tutte le mattine mi sveglio e applico o vaselina o qualsiasi crema che ho, e poi li separo con questo pettine. Allora, guardate che sono belli, i ricci sono veramente molto piccoli, 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 piccoli. Se sono più piccoli i ricci, più separati, più volume avremo. E l'obiettivo è sempre quello, vedi che non ho proprio la riga,
li faccio proprio in questo modo qua, sono proprio decisamente belli. Vediamo che il mio volume qua, vabbè, ho fatto un sogno assurdo, io sogno tanto, tantissimo, e per quello non mi riposo tanto. Comunque, come vedete, si sono asciugate più lunghi. Bene, sto dietro. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Vi voglio un mondo di bene e seguitemi su Instagram e Facebook e lasciatemi delle richieste che volete. Se volete che faccio i capelli in un certo modo, volete un video diverso o volete che vi propongo delle cose diverse, per favore ditemelo. Vi voglio un mondo di bene, ciao a tutti.